Ciao, benvenuti sul mio canale, io sono Flori dal canale Naturopatia Olistica. Oggi vi parlo dell'acqua e limoni al mattino. Scopriamolo insieme. Invece, è dal risveglio mattutino, infatti, che capiamo come affrontare la nostra giornata. Alla fine, per avere un dolce risveglio, basta poco, davvero poco. È sufficiente applicarsi e a impegnarsi ogni giorno e seguire dei piccoli e utili accorgimenti. Come svegliarsi presto al mattino e svolgere una corsa mattutina per rimanere in forma. Uno dei consigli più importanti per rimanere in forma da seguire è senza dubbio acqua tiepida al limone. Se vi piace questa idea, mettete subito un bel mi piace. Il limone contiene diverse sostanze, quali il calcio e vitamina C, e ha le proprietà depurative per il fegato. Il limone in generale ha numerosi benefici per la salute, conosciuti fino anche dell'antichità. Scusatemi, un po' balbuziale. Inoltre è un ottimo moltiplicatore per iniziare la giornata con un bicchiere, bel bicchiere, l'acqua e il limone. Ricordate però da bere tutto a digiuno, evitando l'acqua fredda perché il corpo impieghi più tempo e energia a assimilarlo. E spremere mezzo limone rigorosamente biologico. Vediamo le regole per bere acqua e limone al mattino. Diciamo non basta prendere un bicchiere di acqua e spremere un po' di limone, quindi ci sono delle regole un po' da seguire. Il primo è essere appena svegli, essere a digiuno, acqua deve essere leggermente tiepida, il limone va spremuto sul momento. La bevanda deve essere bevuta ovviamente subito. Raccomandazione in generale, il limone deve essere maturo e biologico, perché dunque non deve essere trattate con pesticidi o sostanze chimiche. Se il sapore, per esempio, è molto sgradevole, voi a prima mattina mettete un cucchiaino di acqua di miele nel bicchiere d'acqua di limone. Quello che tutti chiedono è: ma l'acqua di limone devo berle tutte le mattine per tutta la vita? Ma in realtà non è così, diciamo, in realtà no. Perché non si deve abusare ovviamente. Non può essere utile durante, né, ci può essere utile durante dei cambiamenti di stagione e dunque la si beve per una ventina di giorni, diciamo, quando si è molto stressati. Ogni 2 giorni si può, diciamo, assumere acqua e limoni. Se abbiamo festeggiato, abbiamo bevuto o mangiato un po' di troppo, ci sentiamo gonfi, quindi la bere per un circa, diciamo, 3 giorni, se non anche una settimana, se non abbiamo problemi con lo stomaco, ovviamente. Ma è vero che l'acqua e il limone aiuta a dimagrire? Diciamo di sì. Il limone regolarizza il metabolismo e aiuta la digestione generale. L'acqua limone inoltre aiuta l'intestino a svolgere la sua funzione al meglio. Inoltre abbiamo detto che il succo di limone favorisce diuresi e disintossicante, quindi bere acqua e limone stimola anche il metabolismo. E questo è il primo vero motivo per cui si sostiene faccia dimagrire. Il limone però contiene anche fibre di pettina
che favorisce la regolarizzazione della funzione intestinale e rapido un rapido assorbimento dei zuccheri. Inoltre, come sostiene uno studio pubblicato sul Journal of American College of Nutrition, la vitamina C contiene nel frutto facilita la perdita di peso, quindi aiutando a bruciare più grassi nei alimenti. Bere acqua e limoni aiuta a digerire? Diciamo di sì. Abbiamo detto quindi sì. I limoni sono ricchi di sostanze che aiutano, diciamo, a espellere le tossine del nostro corpo. Per questa il limone viene utilizzato per alleviare, diciamo, dei sintomi della digestione, indigestione. Non esiste metodo migliore di una bella tazza dell'acqua e limone per curare la cattiva digestione, per dissetazione, distensione addominale. In caso di acidità allo stomaco, invece, si sconsiglia la sua assunzione. Meglio consultare il vostro medico di fiducia per avere il preventivo, perché acqua e limone per chi ha problemi con lo stomaco, specialmente con la gastrite, quindi non fa bene. Quindi dobbiamo fare un po' attenzione un po' al nostro corpo e alle nostre necessità. Quindi acqua e limone pulisce l'organismo. Chi assume acqua e limone è un ottimo, come abbiamo detto, diuretico. L'acqua e limone tiepide, attiva in generale il metabolismo e stimola la diuresi, abbiamo detto, aiuta a eliminare le sostanze di rifiuto del nostro organismo. Il limone con il suo succo acido citrico ci aiuta a disintossicare l'organismo, attivando gli enzimi. Inoltre permette di eliminare le tossine rapidamente, mantenendo pulito il tratto urinario. Il limone stimola in generale il sistema immunitario. Tra le sostanze utili al nostro organismo, persino presenti nei limoni, troviamo in generale il potassio, quale stimola il cervello, e la vitamina C, che ci aiuta a combattere in generale per raffreddore. Questa è l'ultima a migliore assorbimento del ferro e della parte del corpo, aiutando quindi a migliorare il sistema immunitario. I limoni sono senza dubbi ottimi per tenere a freno l'influenza in generale e il raffreddore. Grazie alle saponite, sostanze delle proprietà antimicrobiche. E come diciamo sappiamo, il limone pulisce anche la pelle. Tra le altre proprietà della vitamina C, contiene nel limone vi è la riduzione delle rughe, delle macchie, della pelle. Questa vitamina è molto, diciamo, utile a avere una pelle più pulita, in quanto elimina i batteri che provoca l'acne. E l'aiuto a ringiovanire dall'interno, depurando il sangue e delle tossine. Idrata in profondità l'organismo, quindi ci sta idratando l'organismo. La miscela di acqua e limoni tiepida aiuta il sistema immunitario, idratando l'organismo, e inoltre favorisce la rigenerazione delle fluidi persi del corpo, evitando così la stanchezza, lentezza della risposta immunitaria, sbalzi di pressione, carenze del sonno e la concentrazione. Che altro? Dona energia e migliora lo stato dell'anima, quindi bevendo spesso acqua e limone. Quindi il limone contiene degli ioni negativi che favorisce più energia al nostro corpo. Durante la digestione il suo odore invece ha la proprietà particolare, favorisce il buon umore e aiuta a ridurre ansia e depressione. Fare attenzione, l'acqua calda, attenzione, in generale alle persone che, diciamo, che sono in gravidanza, dovete chiedere sempre il consiglio del vostro medico che vi segue.
se è possibile che si può bere o non bere. Poi un altro consiglio che è importante, di non bere subito il caffè dopo che avete bevuto l'acqua e limone, quindi è importante perché annulla, diciamo, i benefici del limone. Un altro, diciamo, consiglio è di almeno 10 minuti dopo che avete assunto, dovete fare quella colazione, minimo 20 minuti, dipende dal tempo vostro che avete a disposizione al mattino. Bene, che dirvi? Io vi ringrazio. Se non vi avete ancora iscritto al mio canale, vi potete iscrivere per non perdere nessun video. Io intanto vi saluto. Al prossimo video, ciao!